E dovremmo essere in diretta. Buonasera a todos. Buonasera. Bentornati. Buonasera. Ciao. Bentornati sul canale del Baro Taglialegna. Siamo finalmente, dopo un bel po' di tempo, tornati in live con questa campagna che ci eravamo lasciati in sospeso dei misteri di Candlekeep. Spero che stiate passando una buona settimana e che abbiate passato ovviamente buone vacanze di Pasqua. Spero che abbiate fatto ponti, vacanze, sessioni, soprattutto visto che c'era tempo. Noi no, noi non abbiamo giocato, più impegnati di prima. Però ci siamo adesso, ci siamo tornati. Alla grande, i viaggi sono andati tutti bene, i nostri, vero lui? Tornati tutti sani e salvi, tutto a Sì, posto. nessuno muore. Parte i rimbalzi d'aereo, per il resto tutto a Sì, posto. sì, sì. Sì, vabbè, però è normale. Non bisogna avere paura degli aerei, ragazzi, sono sicuri. Ma rimbalzi d'aereo nel senso che l'aereo faceva. No, che veramente durante l'atterraggio ha fatto. No, raccontalo bene questo aneddoto, Ok, però. Perché il va più. bene. Anche perché io non lo conosco, quindi racconto. Esatto. Hai fatto un rumore Successo. stranissimo. Ha fatto tipo e basta nelle mie orecchie, non ha fatto nient'altro. Non ti si sente più. Adesso sì. Sentite. Grazie a Dio, ora. Mi No. servirebbe una sigletta per il momento aneddoto di lui. Qualcuno che me la fa? Vai. Ottimo. Profonda questa sigla. Comunque, devo arrivare a atterrare a Fiumicino, l'aeroporto più grande d'Italia, che sarà più o meno al centro di quest'ultima. E l'aereo, fin da pochi metri sopra la pista, vedevo che Metri. sì, metri, erano metri, era Fin da. molto vicino alla pista, era molto molto vicino alla pista. Continuava a fare Fin. così, cioè sballonzolava, c'erano i flap degli aerei, quei mobili, no? Che continuavano a fare su e giù, e già un po' mi preoccupavo perché ho la fobia degli aerei, cioè ho la Dei fobia flap. di morire sugli aerei. No, dei flap no, sono carini quando si hanno. E Vero? sì, fanno tipo poi Hanno scendono. flap? Un aereo che vola scappa dalla parte opposta. Sì. No, il problema è, non è che se ci sono dentro c'ho paura, non se sto fuori. O se mi sta arrivando incontro. Vede i modellini in vendita nei negozi, si mette a gridare. Sì, esatto. E niente, continuava a fare così. A un certo punto fe si ferma di fare così. E il pilota, che si chiama Matteo, però non mi ricordo il cognome, anche perché non lo dirò perché comunque privacy. E atterrato. In modo molto delicato, inizialmente dico: ah, Matteo scrive in liscissimo. barca, lo chiameremo. Sì. E era così liscio che dico: non mi sembra vero. A un certo punto senti proprio che le ruote del carrello toccano la pista. A un certo punto, però, si rialza, cioè come se ci fosse un vuoto. Pam! E tipo salterà tipo le palline che tu tiri, quelle là rimbalzanti. E non hai fatto pam! Ho detto: ok, sono morto. Ho voluto bene a tutti. Ho voluto bene a tutti, è stato un piacere conoscervi. Però non sono morto, sono qui, quindi. Però se dovete decidere se andare a piedi in aereo, andate a piedi. Che A me è successa una roba simile però in nave ed è stato molto più spaventoso perché rimbalzava? sì, ma è durato un'ora di viaggio. Vabbè, E ma stavo le tornando onde da. sono quelle. Esatto, stavo tornando da. Adesso ti spiego, da un ritiro per il tennis di una settimana con mia madre e era tipo. Dovevamo prendere la nave alle 7 di sera, una cosa del genere. Non l'hanno fatta partire perché c'era troppa tempesta. L'hanno fatta partire alle 9 di sera, no, alle 10 di sera. E solo in un piccolo momento in cui sembrava si stesse calmando, perché hanno proprio detto partite adesso, non partite più. Quindi siamo partiti e per un'ora di viaggio la nave ha fatto questa cosa continuamente con le onde che andavano oltre tutti i finestrini. E tipo ha cominciato a fare così. Non c'era nessuno che stesse bene sopra, nessuno. Io ho creduto di non arrivare dall'altra parte del mare perché era terribile, terribile. Non ho mai soffritto di. Soffritto, che cazzo sto dicendo? Soffritto, non ho mai soffritto, mai Non ho mai soffritto, non ci soffritto vuole dare niente. Non ho mai sofferto la nave o cose del genere. Lì quando sono sceso ero bianco. Mia madre ha vomitato, io ero bianco. No, 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 è stata la cosa un peggio al saluto alla mondo. mamma di Fede, Salutatela che ha tutti, grazie. vomitato sulla Antonio, barca. salutatela, salutatela. Sulla barca o verso Ad fuori? Alberto che non la saluta, bastardo. No, io non saluto nessuno. Coglione. No. Un saluto anche alla mamma di Alberto.
che ci tiene sempre compagnia durante le live. Sì, ogni tanto compare, ogni tanto. Assieme al gatto lì fuori. Sì, sì, sì. Un salato al gatto di Alberto. Ragazzi, avete capito ovviamente subito con che spirito è iniziata questa live. Stiamo patendo le vacanze di Pasqua, forse, anche questo. E No, assolutamente deleterio. No, non è vero. Ovviamente sono piacevoli avere un po' di relax, ma adesso ovviamente siamo qui per goderci la serata con voi. Ovviamente non l'abbiamo ancora specificato, ma in compagnia delle nostre solite due ospiti, Giada di ruolo e la madre di Draghi, che potete trovare con questo nick su Instagram e da cui potete accedere e a tutti i loro social e a tutte le loro fantastiche attività che conoscete ormai a menadito perché vi abbiamo presentato sempre siti, web, Spotify per Giada di ruolo e Twitch, YouTube, la madre dei draghi. Cosa faremo stasera? Ovviamente andremo avanti con la nostra campagna dei misteri di Candlekeep, ma non prima di ricordarvi che, come Leone Fifone, che ha ricordato il suo abbonamento oggi, potete anche voi fare un subscribe al vostro canale Twitch preferito, ovviamente il Bardo Taglialegna, cliccando punto esclamativo Prime e sincronizzando il vostro account Amazon con Twitch in modo da ottenere un abbonamento gratuito al mese che appunto potete fare per sostenere i ragazzi che seguite su questo sito viola. Quindi mi raccomando, fatelo. Tutti gli altri comandi, punto esclamativo Commands. Avevamo detto che li avrebbe fatti lui i comandi, ma mi sono preso bene, li ho fatti io. E va bene lo stesso. basta, Giusto? Non ti sei ci offeso, vero? vediamo dopo, ciao, è stato un piacere. Non uscire, ti prego. No. Il mio Hai berle. risparmiato tempo facendolo tu, Albi, perché con lui eravamo ancora al primo comando. Può essere. Beh, ciao, dai, andiamo avanti. Allora, non ci Giochiamo. sono, ma vi sento. È Ah. offensiva questa cosa. No. È offensiva credere di essere amati per poi parlare alle spalle. Va bene. Vabbè. Iniziamo a stare. Vai. Ok, Zaza. Vado a allora prendere dell'acqua. vado a prendere dell'acqua. Nel frattempo, io cambio l'overlay e direi che possiamo tuffarci direttamente nella giocata di questa sera, visto che abbiamo iniziato la live anche qualche minuto di ritardo. Allora, È facciamo in anticipo rispetto alle altre volte, quindi. esatto, in anticipo rispetto alle altre volte, ma comunque in ritardo sulla tabella di marcia. Allora, che cosa è successo nella scorsa giocata dei misteri di Candlekeep? Il gruppo che stava indagando sulla scomparsa dei due membri della città di Candlekeep, città fortezza, diciamo, di Candlekeep, il signor Alcrist e Scrivenbark. Nel proseguo delle indagini ha scoperto un intreccio tra i membri presenti all'interno della sala delle lucciole, oltre Sullivan e Ravin, che erano già stati scagionati da Sylvira. Un intreccio legato a una setta di maghi. Questa setta di maghi, che aveva come simbolo rappresentante scusate, la clessidra, sembra avere a che fare appunto con la magia del caos, la stessa che Sullivan possiede e che improvvisamente si era innescata all'interno della sala delle lucciole, creando un effetto mai prima replicato, molto particolare, quello dell'apparizione di un unicorno con al suo interno un'altra creatura, quasi come se quella creatura fosse stata programmata per essere spedita in quella sala in quel momento. Scoprendo che all'interno della sala delle lucciole c'era un passaggio segreto nascosto che ha condotto nelle profondità, nelle fondamenta di Candlekeep, il nostro gruppo ha dovuto risolvere un enigma. Un enigma non particolarmente complesso, ma legato alla magia, con appunto le varie scuole che compongono la magia stessa. Risolvendo questo enigma, hanno varcato la soglia di una porta che appunto c'era nella stanza, raffigurante proprio questa clessidra, come se questa setta di maghi avesse un'ala apposta, segreta, qui a Candlekeep, piuttosto antica. Arrivati in un corridoio da cui della sabbia cola dal soffitto, una nuova porta,
si presenta davanti al gruppo con un simbolo che vi avevo promesso che avrei mostrato. Non ve lo mostrerò come immagine, ma ve lo mostrerò come disegno da me realizzato. Molto brutto, ma purtroppo era difficile trovarne uno plausibile, quindi ho dovuto aggiustarmi. Quindi ragazzi, questa sarà la cosa più artigianale che vedrete su Twitch. La vedrete voi, i miei giocatori, come gli spettatori. Non ridete, non è un simbolo molto semplice in realtà, che è questo qui. Questa sorta di clessidra, un po' bombata verso l'alto, aperta sull'alto, con un cerchio. Alberto ha aperto anche le commissioni, se avete commissioni. Esatto. Sapevo che l'avresti detto lui, lo sapevo, bastardo maledetto. Facciamo buon prezzo. Quella cosa che ha fatto sono 12 euro. No. C'è lo scontrino, e sotto c'è il barcode. Cosa che ha fatto. Mi fa anche la fattura se volete. Sì, sì, scaricate tutto. Abbiamo ancora iniziato e già stiamo perdendo il filo, quindi è tutto bellissimo. E tu pensa che poi saremo al Play di Modena tutti insieme, quindi... Esatto, tra l'altro. Oddio, come faremo, come faremo? Non mi ricordo già più quando è. 21-22. Bravo, oggi. Così lo ricordiamo ai nostri follower, esatto. È tra un mese esatto. Tra un mese esatto, raga, ovviamente l'ho fatto apposta perché potessimo ricordarlo a tutti voi. Esattamente. Siateci. Mi sono ancora 5 posti per vedere me, Laura, Alberto e Viola giocare dal vivo. Esatto. Ah, pensavo in hotel insieme a noi. Facciamo la live dall'hotel. Tra l'altro... Beh, il computer lo porto, quindi potremmo anche... Tra l'altro, Giada mi ha assicurato che mi farà trovare dello champagne e del caviare al mio posto. Quindi se magari vi mettete vicino a me, come si dice? Partecipate al banchetto. La parola in francese. No, dillo in francese. Dividere lo champagne. Sembra che è arrivato ieri da un paese che non si parla mai italiano. Dividere. No, poi la parola era dividere, capito? C'è una parola sì, che... Sì, ma perché... Allora... proseguiamo perché esatto, se no ci perdiamo, ci perdiamo ragazzi. Vedo una discesa. Ci perdiamo ragazzi, siamo già finiti. Se volete facciamo live talk, me lo dite, ci organizziamo e lo facciamo, non è un problema. Siamo già nell'Avernus ormai. Esatto. In fondo. Andiamo avanti. Arrivando in questo corridoio appunto con questo simbolo che vi ho mostrato su questa porta, discutendo sulle cose che avevate scoperto, la porta si era aperta. E la sessione era terminata proprio in quell'istante. Quindi io riprenderei proprio da lì, cambiando traccia musicale. Ah, già, giusto. La porta improvvisamente si spalanca, illuminando il cristallo in cima al simbolo. Davanti a voi si apre una stanza piuttosto ampia, con dei muri di color marroncino chiaro. Delle colonne sorreggono il soffitto piuttosto alto, circa 6-7 metri. Al centro della stanza vi è una struttura che sembra essere una statua, con un altare davanti. La statua raffigura una sorta di grosso volatile, quasi come se fosse un idolo, un totem, un qualcosa del genere. Intorno a questa statua centrale ci sono altre statue più piccole, raffiguranti degli umanoidi, che sembrano quasi in preghiera e adorazione di questa figura, di questa statua più grande. Su questo altare, notate subito, non essendo troppo lontano da voi, due cose. Sembra, poggiato sopra di esso, un libro. Ma quello che notate subito, tutti quanti, è che ai piedi di questo altare, rivolto verso di voi, privo di coscienza, sembra esserci questo individuo.
che vi mostrerò subito. Appena lo trovo. Lo riconoscete tutti. Sembra essere il signor Scrivenberg, un halfling piuttosto anziano, studioso di Candlekeep. Che cosa volete fare? Io corro. Hai detto che è a terra, no? Sì, sembra svenuto. Ok. Allora corro a scuoterlo e faccio: signor Scrivenberg, signor Scrivenberg! Mentre corri, ovviamente, i tuoi due tutori, signor Robinson e... perso il nome del... Archibald, signor Archibald, faticano a starti dietro. Oh, signor Sullivan, faccia piano, la prego, non sia imprudente. Signor Archibald, è il signor Scrivenberg. Sì, ma non sappiamo dove ci troviamo. Dobbiamo fare attenzione. Poi mi giro anche verso Morrigan, Ravin e... vabbè, Strick, in realtà no. Verso Morrigan e Ravin. E faccio... È lui, l'abbiamo trovato, avete visto? Sullivan, abbassa la voce. Abbassa la voce, potrebbe esserci qualche trappola. Hai visto le prove di prima? Rischiavamo di esplodere, probabilmente. Facciamo piano. Guardiamoci bene intorno, perché non mi piace questo posto e non mi piace il fatto che il signor Scrivenberg sia qui, da solo. E cerco di riattivare luci danzanti in modo tale da andare a perlustrare. C'è qualche illuminazione o...? Sì, è vero, mi sono dimenticato di dirvelo. Ci sono delle torce accese. Sono vicino alle statue umanoidi. Quindi comunque vediamo tutto l'ambiente oppure ci sono delle zone della stanza che sono oscurate? No, avete ben chiaro l'ambiente. Non c'è nulla in ombra, diciamo, tendenzialmente. Non di grosso e non vedete niente di... ecco, vistosamente pericoloso. Ma potrebbero esserci delle trappole, ovviamente. Non sapete questo. Va bene, allora... con cautela... cerco di avvicinarmi comunque a Sullivan e a Scrivenberg per vedere se Scrivenberg è vivo. Cioè, cerco di tastargli, sai, il collo, il polso, in qualche modo. Ok. Strick e Ravin, invece? Allora, io vorrei controllare i perimetri dei muri, se ci sono trappole o qualcosa del genere. Qualcosa del genere. Prego, percezione. O indagare, la tua scelta. Io stessa roba, in realtà, do uno sguardo a Scrivenberg. Hai detto che lo riconosco, giusto? Sì, sì, voi lo riconoscete. Chi di voi lo conosceva lo riconosce subito. E poi vedo che si avvicinano loro due, allora lascio perdere e mi guardo attorno per vedere, insomma, che non ci sia nulla di pericoloso nell'immediato. Ok, fammi pure anche tu un check di investigare. Per chi si avvicina al signor Scrivenberg, ossia Sullivan e Morrigan, avvicinandovi cautamente, notate appunto essere lui privo di sensi. Scuotendolo, non sembra rinvigorirsi. Anzi, sembra freddo la sua pelle. Non è deceduto, c'è del battito cardiaco, ma sembra molto debole, molto affaticato. Non vedete segni di tortura o di alcunché di tipo costrizione sul suo corpo. Non è legato, è esattamente come se stesse dormendo, però non sembra particolarmente in salute. Sembra che abbia subito un grosso sforzo fisico, appunto, come se fosse Perfetto. Svenuto. Allora faccio quello che avrei dovuto fare e per cui sono stata incaricata, quindi tiro fuori il pezzettino di pergamena che mi aveva dato Silvira e le scrivo un messaggio molto velocemente: Scrivenberg trovato sotto la sala delle lucciole, passaggio segreto. Ok. Strick e Ravin, iniziate a ispezionare la stanza. Notate sui muri, sulle colonne, segni particolari.
Sono dei segni arcani, diciamo, delle rune magiche. Li riconoscete per la loro particolarità. Sembrano essere molto desueti. Entrambi conoscete la magia, sapete praticarla. Sono forme antiche di iscrizioni, non millenarie, però comunque un antico retaggio che è poco sopravvissuto di questo ai giorni d'oggi, come pratica costante, più nei libri di storia, ovviamente. Vedete appunto sia sulle colonne che sui muri questi simboli. A un certo punto, mentre ispezionate, non trovate trappole di nessun tipo, però notate una cosa: la sabbia che colava nel corridoio, dal soffitto, anche in questa stanza cola. E a un certo punto entrambi notate che fa degli strani solchi sul terreno, come se si muovesse secondo delle linee non regolate solo dalla gravità, ma quasi sospinte da un vento che le faccia prendere delle forme strane. Ve ne accorgete quando, a un certo punto, dei piccoli fiumiciattoli di sabbia iniziano a girare attorno a delle colonne e a rannidarsi vicino, quasi come se stessero serpeggiando, ve ne accorgete quasi contemporaneamente, verso il corpo di Scrivenberg. Quando ve ne rendete conto, le porte dietro di voi, boom, si chiudono di colpo. Le sabbie sul terreno, che lentamente cadevano come granelli di sabbia, iniziano a muoversi vorticosamente. Anche Sullivan e Morgan, ve ne rendete conto di questa cosa, perché iniziano a fare un rumore scrosciante, quasi a turbinare intorno a voi. Queste sorte di piccoli tornadi di sabbia prendono un corpo più solido, prendono una struttura. Ora sembrano dei piccoli tornadi all'interno della stanza. Un grande vento inizia a soffiare e le pagine del libro che era aperto che era chiuso sull'altare si apre e inizia a sfogliarsi, sospinto da questo vento. I due piccoli turbini di sabbia fanno anche volare ovviamente le penne di Miss Robinson. Il signor Archibald rotola per terra, ma rapidamente prendono una forma quasi più umanoide e iniziano a guardarsi intorno. Minacciosi si avvicinano verso di voi. Indovinate un po' cosa vi chiedono di fare adesso? Iniziativa. Io guardo Morrigan. Guardo Morrigan e le dico: io non ho fatto niente, giuro che questa volta non è colpa mia. Io lo guardo, lo so, vai tranquillo. Io da lontano. E comincio a sfregarmi i focus arcane. Vi condivido la mappa e vi sposto nelle posizioni, ecco, dove siete. Quindi Morrigan e Sullivan qua, Ravin. Dove che fa Strick? E Strick di qui. Che vuoi da Strick? Hai detto io da lontano che? No, niente. No, adesso voglio sapere. No, era troppo offensivo verso il tuo personaggio. Mi sembra eccessivo, sì, tutto questo. Sì, ma non lo è perché non mi ha guardato. E non ho visto. No, sì, va bene. Ok. Allora, avete rollato iniziativa? No. Sì, ho fatto come sempre. Vedete tutti la mappa? Sì. Godo. Ok. Non hai bonus all'iniziativa, Morrigan? No. Destrezza o zero. Più zero. Molto bene. Che giocatrice. Ravin, tu sei il... No, io, quindi. Tu sei il più rapido dei tuoi compagni, agisci per primo. Cosa vuoi fare? Quindi non siamo colti di sorpresa da questa cosa? No, perché voi avete fatto un check sufficiente indagare per non esserlo. Ok. Allora guardo intorno, vedo quello che sta succedendo
faccio per avvertire gli altri, poi noto che è evidente come cosa, allora molto rapidamente mi nascondo. Sì. Qui. Ok. Oh, anzi no, qui dietro. Qui, esatto. E vediamo se posso fare qualcosa. E divento invisibile. Ok, quindi lanci l'incantesimo invisibilità. Sì. Ok, molto bene. Quando lanci l'incantesimo invisibilità, tu non noti nulla. Sei dietro la colonna, ti stai riparando dalla creatura. Ma fai i tuoi movimenti e il tuo corpo svanisce. Morrigan, Sullivan, ve ne accorgete. La gemma che c'è sopra la statua dell'uccello, quando percepite che Ravin sta lanciando una magia, si illumina di un colore azzurro. E poi, con un bagliore, si spegne. Ok. Concludi il tuo turno, giusto? Sì. Con un tiro pessimo di L'elementale rapidamente si dirige verso l'altare, saettando, volando praticamente in direzione di Sullivan, e proverà ad attaccarti. Anzi, prova a entrare nel tuo spazio vitale. Ti farò fare un tiro salvezza. Su, forza. Ok. Rapidamente, Morrigan, vedi il tuo compagno al tuo fianco che viene inghiottito da questo turbine di sabbia e che, iniziando a vorticare ancora più repentinamente, lo solleva da terra e lo fa roteare in aria. Subisci. Con le manine che fanno così. Esatto. Avevi ancora concentrazione su qualcosa. Non so come mai. Ah, ok, ho capito. Ti rilevo l'effetto, tanto per adesso non dovresti averlo attivo. Ok. Subisci questi danni e vieni lanciato in questa direzione. Cadi a terra prono. Okay. Urca, ho parecchi danni, ok. Strick, è il tuo turno. Io mi accingo a mettermi qui. Qui sì, vedo sì, vedo Sullivan lì in fondo prono. Come va, bimbo? Male. Godo. Mentre prendo una fiala, prendo della polvere, della sabbia da per terra, un po' di erbe che c'avevo dentro la borsa. Dovrei curarti, lo so, ma visto che tu non mi caghi, neanche io cagherò te. Muori e ben ti sta. Nel mentre, che stronzo, tiro la boccetta contro l'elementale e prende praticamente la... Vedete, tutti voi vedete questa freccia, diventa come una freccia che va, prova a colpire l'elementale. Casto freccia acida. Vai. Cosa deve fare? Un tiro salvezza o devi colpirlo te? No, devo colpire. Vai, prova a colpirlo. Allora, cast. Colpito. It damaged. Okay. Ok. Questa freccia che esce da questa tua boccetta inizia quasi a sciogliere e a rendere un po' più solida questa sabbia che stava vorticando freneticamente. Si posa sulla figura, rendendola quasi un po' più lenta e appunto visibile. Subisce il danno del fumo, inizia a uscire. Quando lanci questa cosa, nuovamente la gemma all'interno della statua si illumina, questa volta di un colore rosso, e poi spegne il bagliore. Vuoi fare altro nel tuo turno? No. Ok.
L'altra creatura si dirige verso Morrigan, facendo la stessa cosa che ha fatto a Sullivan. Quindi. Udo. Ok, non è un tiro per colpire, è un tiro salvezza. Ma comunque con... No, scudo non serve che tiri salvezza. Niente? Nope, solo se... Per colpire? Esatto. Se hai tipo Absorb Elements, per dire... Sì, ce l'ho. Se è uno di quei danni, tu puoi in risposta, dopo che sai il tipo di danno, attivare... No, è danno contundente, non è danno elementale. Mi sa che te lo prendi e basta. E niente, ciao. Allora. Io ho 2 punti vita, raga. Quanto? Benissimo. Tira un bell'uno, tira sulla tabella della magia selvaggia e rifullati. Vieni anche tu lanciata via dal signor Scrivenbark, travolta da questo turbine. Vieni trascinata e sbattuta da un lato, dall'altra creatura. Rotolo malissimo, facendomi un male dell'accidenti. Ok. Dunque, Sullivan, riciscio via il più possibile. Allora, se rimango per terra e striscio, quanto rimane il movimento? È metà. Quindi sono 3 quadratti? Sì. Ok, mi allontano il più possibile. Ok. Però dovrei riuscire comunque a lanciargli. Vediamo, sì, direi di sì. Come si chiama in italiano? Dardo incantato. Ok. Mi colpisci sicuro. Ok. Lo lancio di terzo livello, quindi sono 5 dadi 4. Più 5, sì. Ok. Allora, perché aspetta. Più 1 ogni di 4. Giusto. Tutti sullo stesso bersaglio? Sì, giusto, lo devo fare su di lui. Aspetta, dov'è? Qua. 1. Non penso di averlo colpito così. Ah, perché aspetta. È solo il danno che trascini, esatto. E però prima devo trascinare per forza. No, basta che apri lente di ingrandimento. Ti dovrebbe aprire automaticamente il danno. Ok, esatto, perfetto. Solo che così. Ok, ne lancio 1, quindi ne devo lanciare 5. 3, 4, 5. Ok. Tutti i colpi vanno a segno. Ma succede una cosa molto divertente. Sullivan, mi dovessi tirare un D20 per innescare la magia selvaggia. Mm-hmm. 15. Ok. Per un attimo senti di nuovamente le tue dita che sfrigolano, ma questa volta l'incantesimo parte correttamente. Anche se hai percepito la stessa sensazione, lo stesso brivido che avevi sentito quell'altra volta, ma questa volta sei quasi riuscito a sopprimerlo, concentrato anche dalla tensione delle ferite, appunto, che hai subito. Quando lanci l'incantesimo, nuovamente la gemma della statua brilla di rosso e poi si spegne. Tu lo vedi perché la luce ora è molto vicina a te. Mm-hmm. Lo noti proprio vistosamente. È proprio come un bagliore, fa vroom. Nel momento in cui il tuo incantesimo parte. Morrigan. Io vedo questa cosa della gemma. Sì, 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 l'avete notata. Posso dedurre in qualche modo che distruggendo la gemma in realtà facciamo sparire gli elementali? Sembra più collegata a lanci di incantesimo. Alla magia che usiamo noi? Esatto. Mi chiedo che fine abbia fatto Raven, perché non lo vedo in giro, quindi vabbè. Non... Giusto. Uno è per terra, quell'altro si è allontanato. Non lo so, c'è la gemma che non mi convince appieno, ma per adesso la lascerò perdere. Mi concentrerò su uno dei due elementali che mi ha scagliato per terra. E quindi voglio usare eruzione terrestre e lanciarlo se possibile, visto che i due elementali sono anche vicini. Sì. Non so se è possibile lanciare. Sì. Esatto, voglio provare a colpirli entrambi e riuscire a colpire in mezzo in modo tale da creare questa eruzione e colpirli allora, tutti. Vediamo se riesco a metterti i target.
Uno e due, dovrebbe averli targettati. Ora tu dovresti lanciare il tiro salvezza in chat e dovrebbe fartelo automaticamente Ok, su entrambi, allora se la aspetta che teoria recupero funziona. l'incantesimo. Ma è Tidal Wave? No, dovrebbe essere in inglese Com'è che era in Earth italiano? Tremor. Eruzione terrestre. Sì, Earth Tremor. Erupting Earth, Erupting Ah, Earth. Erupting Earth, giusto. Ce l'hai? Ma non ce l'ho. E no. Uno. Nel terzo livello mi hai messo Counterspell, Lightning Bolt e Tidal Wave. Risolviamo subito. Allora. Tidal Wave è l'onda. Energetica. L'onda energetica. Incredibile, non mi viene come si chiama in E io sostanza. del terzo ho contro incantesimo, fulmine, passo del tuono ed eruzione terrestre. Allora vuol dire che mi sono dimenticato un incantesimo. Te lo metto subito. È di Ok. Xanatar, vero? Se non sbaglio, Sì, Fede. se non sbaglio sì. Dovrebbe sì. Sì, se non sbaglio sì. Ok, no. So che Fede su queste cose ce l'ha proprio in testa perfette, quindi. Allora, Xanatar, spell, wizard. Allora, te lo metto subito intanto, te Morgan, nella spell list. Se riesco a prendere la. Morgan, Hai detto all'improvviso? Morgan. Scusate, sto Vabbè, ormai. facendo 8 cose insieme, Morgan quindi. Nogaret. Sì, infatti. Beh, ho trovato una volta un libro di un certo Nogaret. Era un Ezzano. grimorio strano. Bellissimo personaggio. Erupting Earth, eccola qui. Bello di sempre. Ora l'ho messa. Ok, perfetto. Allora gli tiro il tiro salvezza addosso. Yes. Dovrei. Tanto anche se lo tiro su uno dei due, li colpisce entrambi? Dovrebbe colpirli entrambi, sì. Vediamo. L'ha fatto solo su uno, non so come mai. Ok, comunque il primo ha superato il tiro salvezza. Fallo pure sull'altro anche a sto punto. Aspetta, io posso sostituire uno dei miei D20 con il loro tiro salvezza? Posso Certo. Assolutamente sì. sapere quanto ha fatto? No, non posso saperlo. Ti dico che Assolutamente l'ha sì. superato. Vabbè, io gli do il mio 7, il 7 dei tarocchi. La classe difficoltà era 16, giusto? 16. Ok, fallito. Quindi almeno su di lui li ritiro. Sì. Anzi, facciamo così. Che in teoria se io cerco di colpire in mezzo a loro dovrebbe comunque prenderli entrambi, quindi questo tiro dovrebbe essere valido per tutti e due, no? Sì, però credo che se lo trascini solo su uno, targetta comunque sempre solo quello. Prova a ritirarlo in chat, giusto per la scienza, vedere come funziona. Allora, lo ritiro in chat qui, vediamo un po'. Infatti adesso l'ha fatto entrambi. E l'hanno fallito entrambi, quindi ottimo. Quindi entrambi Bene, fallito. quindi lo uso o non lo uso il 7? Tientelo, va bene così. Non importa. Ok. 13 e 13 hanno fatto comunque. Fallito Ok, entrambi. quindi adesso il damage lo butto sempre nella chat per tutti e Esatto. due. Ok, vediamo cosa succede. Ok. La terra. Anzi, narramelo tu questo incantesimo, non voglio. Allora, io sono per terra, che mi sono fatta anche parecchio male, però sfregando il focus arcano vedo che si illumina e a quel punto cerco di scagliare una sorta di raggio per terra in modo tale che colpisca il pavimento, sembrano piastrelle ricoperte di sabbia, e in quel punto, da quel punto si crei una sorta di esplosione, quindi le mattonelle vengono divelte e saltano per aria, causando una sorta di piccola onda d'urto nei confronti degli elementali, che Ok, cominciano un po' a ondeggiare in modo esatto, strano. quasi scossi da questo urto. È come se i granelli di sabbia di cui sono composti esplodessero per poi rivorticare al loro posto. Quando questo succede, la statua si illumina nuovamente di colore rosso. E vedi alle tue spalle, Morrigan, lo stesso tuo incantesimo che hai lanciato è replicato nel vuoto. Che sotto una colonna di quelle che sorreggono un umanoide si genera. Di nuovo la terra fa quello scossone e la statua si inizia a crepare. E si rompe sostanzialmente.
In un punto completamente a caso? Sì. Ah. Mi dice qualcosa questa cosa? Mi suggerisce qualcosa? È sicuramente una reazione al tuo incantesimo. Questo sicuramente. Non sai bene la logica, ovviamente, dietro questa cosa qui, però sicuramente lo hai notato, perché nel momento in cui la terra tu l'hai fatta scoppiare alle tue spalle hai sentito lo stesso rumore che ha distrutto quella statua. Ok. Io sono ancora per terra, giusto? Sì. In teoria. Posso usare quindi il mio movimento per alzarmi? Certo. Ok, allora mi rimetto in piedi. Non posso andare in giro però, giusto? E rialzarti costa metà del movimento, quindi hai ancora altre tre caselle da poter fare se lo desideri. Allora cerco di avvicinarmi il più possibile a Sullivan in realtà. Ok. Di quanto mi posso spostare? 15 feet. 15, ok, qua. Okay, ti metto solo nella casella qua, perfetto, così. Ottimo! Ravin, è il tuo turno. Molto rapidamente, da invisibile, scatto e finisco qui. Scatto, non posso scattare. Sì, mi metto qui, bonus, senza sì. scattare. E mentre corro, la lama invisibile si incendia di luce verde, fiamme che cominciano a vorticare e provo a inficcarla in mezzo all'aria facendo un movimento rapido come a disperderla. Ok. Disporrei di vantaggio al tiro per colpire. Un vantaggio, perfetto. Green Flame Blade, quindi in teoria se prende poi le fiamme partono su quello accanto e gli fanno il danno. E di conseguenza. Aspetta, che mi devo leggere un secondo l'incantesimo. Un po'. Dovrebbe essere entro 5 feet, se non sbaglio l'altro. Preso. E non è in 5 feet? Cioè sono 5 feet. Se, in realtà... Ci sono un metro e mezzo di distanza tra uno e l'altro. Deve essere appiccicato perché le fiamme gli volino addosso. Comunque colpito. Vabbè, lo pesto uguale, non importa. Dovrei aver messo già tutto. Ok. Il tuo coltello incendiato di fiamme rivela la tua presenza. E nuovamente, mentre il tuo coltello si imbeve di fiamme, la gemma si rillumina di rosso, senza causare altre effetti strani. Però succede. Il coltello taglia la sabbia, quasi cristallizzandola, quando passa all'interno della figura. La figura rapidamente, non aspettandoselo, vortica più freneticamente. Ok. Aspetta, non ho finito. Sì, sì. Poi guardo la creatura, vedo la gemma che si illumina di rosso. Ma che diavolo? Morrigan, che cos'è quella gemma? E rapidamente faccio una capriola all'indietro e torno da dietro. Uso disengage con l'azione bonus. Ok. Io gli urlo. Non lo so, potremmo provare a distruggerla però. E mentre sto correndo verso Sullivan. Correndo. Ok. Oh. Molto bene. L'elementale che è stato colpito dalla freccia di Strick vola nella tua direzione. Va da retro. Pensavo no, perché se volesse fare qualcosa. Prova a attaccarti. No. Tanto non ce la fa. Ti ce colpisce. No, ma la seconda volta intendevo che non ce la fa. E ti colpisce. Per il prossimo turno. Beh. Porco di Buddha, che sfiga. Rapidamente, con due colpi, sferza il tuo corpo. E questa sabbia, colpendoti, non solo ti provoca dei danni dati dall'urto dell'aria concentrata sul tuo corpo, ma anche la sabbia in faccia ti graffia. Perdi i sensi, vai a terra. Agica qua, L'ultima cosa che dirò è potere pelati. Poi cadrò. Intanto ti ha già fatto fare il tiro salvezza ed è un fallimento. Beh, è un buon inizio. L'elementale, Ravin, che tu hai colpito, vola rapidamente verso di te e fa la stessa cosa che ha fatto a Strick.
mancandoti. Godo. E mancandoti. Godo. Rapidamente la sua forma cerca di aggrapparti, però quasi schermato da questa colonna dietro cui ti sei nascosto, i suoi attacchi sono solo uno sbuffo di granelli di sabbia che ti macchiano i vestiti. Sullivan, è il tuo turno. Allora, concentrandomi sulle parole che ha detto Morrigan, cioè provare a distruggere la gemma, io lancerei ancora dardo incantato, così sono sicura di colpirlo, sulla gemma, però stavolta di primo livello. Ok. Come faccio? Allora, rollami solo il danno in chat e poi un D20 per la magia selvaggia. Ok, vediamo se funziona. Quindi 1, 2 e 3. Ok. E 20 per la magia selvaggia. 14. Ok. Nulla di fatto succede. Però senti nuovamente questa scossa elettrica che ti pervade il corpo. Strano, così di frequente non ti era mai successo. Ok, ma quindi quando io lancio i tre dardi, la gemma... Adesso ti spiego niente, cosa succede. Viene... I dardi partono dalle tue dita, colpiscono la gemma, la gemma si illumina di un colore rosso. I tre dardi però finiscono sulla gemma, incrinandola. Non la rompono del tutto, ma inizia a essere danneggiata. Ok. Il bagliore però avviene lo stesso. Ok. Allora urlo, colpisci ancora! La prossima è una fireball. Vuoi fare altro nel tuo turno? Pigliali tutti con la fireball. Disponi ancora dell'azione bonus. Mi sposto. E del movimento. Però. Sì, no, mi sposto e basta, perché con azione bonus in realtà non posso fare niente. Ok. Morrigan. Io a quel punto stavo correndo verso Sullivan, però vedo che se la sta cavando e soprattutto si è allontanato dagli elementali, quindi in realtà vorrei urlargli una cosa del tipo: hai bisogno di aiuto? Nel senso, hai bisogno di essere curato? Sì, e intanto striscio. Io non mi sono accorto ovviamente che Strix sta morendo, perciò valutando la situazione. Infatti sto cercando di capire se... Sì, vabbè, dai, salviamo il pelato. Okay, tanto Sullivan è lontano. Allora mi sposto fin qua. Sì. Anzi, no, non troppo lì. Okay. Facciamo un pochino... esatto, lì, ok. mi tengo comunque a distanza. Sì. Però voglio colpire questo elementale con un bel globo cromatico. Ok, di che tipo di elemento lo scegli? Cosa posso scegliere sul menu? Acido, veleno, fulmine, fuoco, tuono e ghiaccio. Carne, pesce. Allora un bel acido. Io la sabbia. L'acido, perché questi qui sono stronzi, sono... Va bene. Intolleranti ad altre cose. Intolleranti al lattosio. Esatto. Tira pure il tiro per colpire sull'elementare. Okay. Allora, lo colpisco però con di terzo livello. Quindi vediamo, dovrebbe essere un 5 di 8. Sì, giusto? Sì. Prima devi provare a colpirla, però. È il tiro per colpire. Arrivo. Ah, ok. Aspetta. Arrivo. A posto. È vero, l'hai già usato. Allora. Dei dadi. Romantic Orb, eccolo qua. Ok. Quindi. No. Gli tiro il cast, giusto? No, aspetta, no, ho sbagliato, scusa. Non è questo. Sì, l'hai colpito. No, è quello? Va bene, sì. Ah no, giusto. Perché stavo guardando i danni sotto, scusate. Ok, fagli pure i danni sopra di lui adesso, così segna automaticamente tutto. Ok, quindi diventano 5. Madonna, bello. Bomba. Allora, vi spiego quello che succede. Rapidamente muovi... Tu hai una bacchetta o un bastone? No, io non sono due, ho il focus arcano sui bracciali. Hai ragione.
Pensamela, Dottor Strange. Esatto, no, ma ce l'ho disegno davanti, sono solo cieco io. Cioè... Ah, ok. Comunque, spiegami di nuovo l'incantesimo, come lo lanci, come modelli questo globo. Allora, a quel punto mi sono spostata correndo cercando di capire se Sullivan fosse vivo e si fosse allontanato più che altro dagli elementali. Vedo Ravin che corre da una parte e corre dall'altra, poi mi accorgo che Strick in realtà sta quasi morendo, cioè è finito per terra inaspettatamente. A quel punto decido di prendere la decisione di colpire l'elementale, quindi mi sposto, perché questa è una colonna, giusto? Questa qui con... No, è l'altare, quello, appunto l'altare, che l'altare. Su cui c'era appoggiato. Però che altezza è come altare? Ma molto è... alto? No, è tipo mezzo metro, non è particolarmente... Ok. Vedete oltre. Cerco di spostarmi comunque sempre lì vicino in modo tale da poter evidentemente, cioè eventualmente, ributtarmi dietro l'altare per non farmi vedere dall'elementale. Mm-hmm. E a quel punto, mantenendomi a distanza, riattivo i bracciali e gli scaglio contro un altro globo cromatico, come avevo fatto al piano di sopra, ma questa volta acido. Questa volta il dardo parte, colpisce in pieno la creatura, nuovamente la creatura che era già stata prima colpita da dell'acido viene nuovamente colpita da dell'acido e la sabbia inizia a cadere a terra a blocchi, come se appunto si stesse perdendo dei pezzi, e cade a terra ovviamente più umida, non leggera e trasportata dal vento come sempre. La creatura sembra indebolita, inizia a muoversi più lentamente, il vento non scorre più intenso come prima, ma la gemma che Sullivan aveva colpito e che tu ora vedi bene, Sullivan, si illumina nuovamente di rosso, e questa volta un altro dardo, uguale identico a quello di Morrigan, parte e colpisce la statua vicino a te, Sullivan, distruggendola, facendola sciogliere. Quella, la statua dell'umanoide, appunto, quella in alto a destra. No. Ravin, è il tuo... Ah, scusami, Morrigan, vuoi fare altro? Hai un'azione bonus? Non posso. Ok. Purtroppo no. Ok. Allora sì, Ravin, è il tuo turno. Attimo. Ok. Io vedo la sabbia che mi butta addosso, sto elementale, schivo, sento la colonna che trema accanto perché la colpisce al posto mio, faccio... Ma che diavolo, sei pericoloso, sai? E sfodero molto rapidamente lo stocco. Fum. E questa volta si pervade di un'energia simile al fulmine. Vibra la lama mentre passa attraverso i granelli di sabbia, quasi risuonando assieme a loro. Fum. E gliela passo addosso e poi disingaggio e me ne vado dopo aver attaccato. Però prima attacco. No, non ho lo sneak attack, vero però? Ah, sì, no, te lo tolgo. Non ce l'ho. Togli lo sneak attack. Ok, vai pure. Vado. Colpito. Ok, preso. Ok. Ok, lo stocco infilza questa forma appunto molto evanescente di questa creatura. E anche l'energia tonante che tu inneschi nel tuo colpirla non sembra avere tanto effetto, anzi sembra che questa forma dissipata della creatura dissipi effettivamente poi anche l'urto fatto dal tuo incantesimo. Subisce dei danni, ma parziali ovviamente. Sì, 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 sì. Quando riabbasso l'arma allontanandomi, parte dell'energia rimane a vorticare attorno all'elementale. Mentre corro via gli faccio e non seguirmi, per favore. E vado qui. Sullivan e Morrigan, voi che siete più vicini, notate nuovamente la luce rossa della gemma quando Ravin lancia questo incantesimo. Ok. Elementale 1. Voltandosi verso Morrigan, si scaglia contro di lei, provando a colpirti. Te, se canna, cioè se mi prende, gli regalo, certo, il mio set. Ah, ok. Prima il set. No, sì. Va bene. Allora, ti colpirebbe. Ma?
Vuoi usare il 7? Nel senso, qua non è tiro salvezza, giusto? No, no, ti sta colpendo. Sta provando a colpirti con una sorta di appendice, braccio, chiamala come Vabbè, a punta. quel punto, allora se posso usare scudo, uso scudo. Usi scudo, perfetto. Rapidamente vedi i movimenti della creatura che per un attimo, appunto, essendo più lenti, sembrano anche più prevedibili. Vedi questa sorta di braccio che esce dalla creatura, innalzi il tuo scudo e la creatura sbatte contro di esso. Defletti l'attacco. Proverà a colpirti una seconda volta. Il tuo scudo rimarrà attivo anche per il secondo colpo. E questa volta colpirebbe. E se uso il 7? Allora, tu di classe armatura dovresti avere. Aspetta che controllo subito. 10 11. a 10. 10. 10 a 10 livello più 15. 15. Colpito al pelo. Perché ha un più 8 di bonus. È stata un po' sfortunata la cosa. Quindi, nonostante tu abbia visto il futuro questa mattina. Grazie alla tua lettura dei tarocchi hai previsto un tiro sfortunato. Purtroppo per questa creatura non era così sfortunato. E riesci a colpire e oltrepassare le tue difese. Subisci 16 danni. Il colpo è pesante. La creatura è ovviamente molto potente e senti il peso dei suoi attacchi. Forse ora è chiaro perché Strick sia andato così velocemente a terra. Strick, ha fallito il secondo tiro salvezza. Stavo per dire, ho visto il futuro, questo tiro sarà fallito. Immagino se facevo uno quanto era Ma diretta. come mai Infatti. continuo a giocare? Ah, ok, perfetto. Sarà qualcosa a ricarica. Sì, no, è perché gli elementari agiscono solo con Strick in mezzo, purtroppo. L'elementare ti segue ovviamente, Ravin, e prova a Ti colpirti. prende i 2 di 6 da tuono, Vai. il 2 di 8 da tuono, che Rollali. tiro in chat. Sì, poi glieli aggiungo io. Quindi sono 9 Quindi danni. sono 8. Ok. Uno scossone percorre la creatura prima che riesca a inseguirti, ma poi velocemente vola verso di te e prova ad attaccarti. Primo attacco. Ed è un miss. Sei fortunatissimo oggi. E questo Siamo è un morti tiro tutti. per colpire. E Io cioè, mezzi danni. Ok, con il talento del lado. Ok. Ti rimetto 9 punti ferita. Ok, rapidamente vedi di nuovo questo colpo arrivare, lo conosci molto bene. Quasi ti ripari di nuovo sotto questa statua umanoide. La creatura ti segue, ti colpisce, ma parte del suo attacco viene deviato da questa tua schivata improvvisa. Strick, Sullivan. Non so cosa fare. Allora, niente, tento di rompere del tutto la gemma per vedere se succede qualcosa. E che cavolo lancio? Lancio Firebolt. Ok, ho capito Fireball, ho detto Sono wow. Ok, no, sono 2 di 10. solo gemma, certo. Rollami pure solo il danno, tanto la colpisci praticamente Ok. automaticamente. Ok, 14 danni. E è un trucchetto, devo tirare il D20? No, questa volta non è necessario. Ok. Allora, nuovamente la gemma si illumina di rosso quando tu lanci il trucchetto, ma questa volta il tuo incantesimo colpisce la gemma, forse prima che si inneschi, e la manda in frantumi, distruggendola in mille pezzi. Le luci all'interno della stanza si fanno un po' più basse quando appunto la gemma si spezza. E vediamo se qualcuno di voi lo nota. Se è Sicuro abbastanza non io. vicino. No,
Non l'ho notato. Molto bene. Povero lui, ha fatto un turno. Sì, ma sono andato a prendere un caffè mentre ho mangiato un McDonald's. Hai ancora l'azione bonus, Sullivan. Vuoi fare qualcosa? Medicina streak. Tu hai lanciato un trucchetto con l'azione, quindi se vuoi velocizzare un incantesimo, sì, potrai farlo. Sì. Il problema è che non posso fare niente di utile. Però aspetta. No, nessuno di noi ha delle pozioni di guarigione. No. Vero? Zero di zero. Mi devo pensare sempre io. Uffa. E allora si va di violenza. Una bella palla di fuoco rapida, esplode tutto e siamo tutti contenti. No, quello è un problema. No, vabbè, velocizzo. Aspetta, fammi vedere quanto ho ancora. Velocizzo. Sto pensando, Tranquilla. Per forza Magic Missile. Yes. Che non mi viene in mente ancora la traduzione. Bravo, di secondo livello. Ok, quindi lancerai 4 dardi. Yes. E li lancio su quello che ho più vicino, che quindi è quello che è di fronte a Morrigan. Ok. Ma io sono per terra che sto sputando sangue, quindi. Perfetto, siamo tutti per terra. Allora, vado. Tristezza, madonna, che parti squishy. 2, 3 e 4. Più il di 20, per vedere se succede qualcosa. 19, niente. Quando devo fare... Beh, non è detto. Fare tiri basso. Io non ti ho detto che era sul basso, Ah, ok. Allora, intanto guardiamo i danni. Hai colpito l'elementale 1 e... Oh, ottimo! Come vuoi ucciderlo? Oh, grazie. Molto semplicemente... partono ancora questi 4 dardi ed esattamente quello che è successo alla gemma che è andata in frantumi succede a questo elementale di sabbia, quindi pian piano quando arriva il quarto dardo, cioè dopo che vanno tutti nello stesso punto, si crea un buco sempre più grande e all'ultimo esplode e torna ad essere la nuvola di sabbia che avevamo visto all'inizio. Esatto, Morrigan, che era quasi sferzata dai colpi di questa creatura, a un certo punto si trova ad essere semplicemente sommersa di sabbia. E quando ti giri verso di me vedi che sono a terra anch'io con le mani così, ti faccio... Ok. Nel frattempo rollami un D100, ovviamente. Ho 2. Quindi può essere che questa cosa non sia mai successa. Oh shit. Aspetta. Apriamo un altro unicorno. Slash roll D100. In chat. Io vado a prendere il player end. Ti ho attaccato? No, staccato. Slash da 11. Sarà bellissimo. Ci sono delle cose molto pick up, ragazzi. No, raga, c'è qualcosa che non va nei comandi che mi dite. Slash dovrebbe essere. No, aspetta, l'ho fatto l'altra volta. Ok. Se fai slash roll e poi spazio di 100 dovrebbe fartelo. Ok. Ero indeciso, non mi ricordavo se fosse con o senza lo spazio. Eccoci qua. 87. Oddio. Tombola. Allora. Ok, devo chiederti di tirarmi un D4. No, un D10. Ok. 5. Ok. Ho paura. Un secondo. Ah, scusate. Perfetto. Allora, senza che ve ne rendiate conto, l'elementare esplode. Sullivan, senti di nuovo questa energia che ti pervade. A un certo punto, quasi come questi dardi ti sono usciti dalle dita, un vento simile a quello che sa spingere l'elementale inizia a vorticare dalle tue mani e si dirige, quasi sollevando di nuovo la sabbia, e si dirige verso Morrigan. Morrigan, senti
che sostanzialmente il tuo corpo viene sollevato in aria. Oh no! E mi tocca. Oh no! Scusa, Morrigan, scusa! No, 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 no! No, aspetta, aspetta! No! La sabbia ti cola dai vestiti, ovviamente. E inizia a sollevarti verso l'aria. Ti sollevi di poco, in realtà. E sorprendentemente riesci a controllare i tuoi movimenti in aria, Morrigan. Rispondono esattamente al tuo volere. Hai lanciato volare su Morrigan. Volare! Sì! Posso volare! Mi sto esaltando tantissimo. In realtà io mi sto muovendo completamente a caso. Aspetta, come funziona? 84 sarebbe stato più simpatico. Vabbè. Morrigan, tocca proprio a te. Ok, posso volare. Capisco che posso muovermi, quindi? Sì. Posso andare e volare letteralmente. Ah, ok, ho sentito Albi. Niente. Sono le allucinazioni. Le voci. Posso volare da Streak? Assolutamente sì. In teoria hai 18 metri di movimento, che sono 60 feet. Quindi rapidamente puoi muoverti. Ottimo. In la sua direzione. Perfetto, a quel punto gli tocco la capoccetta pelata e in fondo un cura ferite di... Facciamo secondo livello. Ottimo. Dai. Capoccetta. Saggia che prende le spell da druido. Top. Sì. Ma il nostro allora... healer è morto. Mi risveglio. Poi io l'healer. Anche, okay. Anche qui l'alchimista dovrebbe essere... Rolla pure la cura su Streak. Allora, vai, cura ferite, quindi era qua, cure wounds. Quindi heal, glielo tiro qua, sono due in realtà in questo caso, 2 di 8. Yes. Questa è la religione dei goblin, cioè il non ricevere cure da nessun altro che non sia se stessi e gli fai male. La madonna. Gliela curati? Sì. Ok, non capisco. Sì, non è che stia benissimo, però insomma. Su. Forse un cerotto, una toppa gliel'ho messa. Per quale motivo? Su. Stream coso, non mi faccio vedere i roll, cioè la tiene la cosa aggiornata tipo 8 giocate fa. Ok, non trovo la finestra, va bene, lo aggiusto dopo. Ok, rapidamente Streak, riprendi i sensi, l'energia vitale che Morrigan infonde nel tuo corpo ti fa riprendere conoscenza. No. Io gli gigotto la testa. Perché? Perché mi hai svegliato? Perché stavi morendo? No, intorno a me c'erano tutti dei pelati nudi. Con dietro una luce di tipo il sole. C'era uno che si chiamava Franku. Franku. Dov'è? Nel frattempo che tutto questo succede. Quello era il paradiso. Rabbia. Il paradiso. Mi stava aprendo le braccia. Sì, dopo. No, era una pelata così splendente. Tu non sai cosa hai fatto. Io continuo a gigottargli la testa intanto. Sì, sì, sì. Ravin, tu se le prese con una minaccia ancora viva. Ecco, da solo, ladro da solo, santo Dio. Sei il tank in questo momento, Sono morto. Allora... Ah, Streak, ti chiedo nel frattempo che Fede pensa. Mi fai un check di percezione mentre Morrigan certo, scuote la testa. Baby. Io me lo immagino tipo così. Esatto, tanto è piccolino comunque. Esatto. Mi riprendo dalla botta. Ok. Perfetto. Mi scrollo un po'. Lo guardo. Ma cosa... Diavolo. Aia! Faccio 3 passi qui, mi nascondo, azione, e poi con l'azione bonus disingaggio e me ne vado. Ok. Mentre... Faccio la stessa cosa ma opposta, così rimarrò poi nascosto quando me ne vado. Oh, ok, ci sta, va bene, quindi prima ti disimpegni dalla creatura e poi... Mentre ti sposti in quella direzione, vedi che il corpo di Feminor Scrivenbark, che prima appunto era svenuto, pallido,
appoggiato l'altare, adesso sembra essere riverso per terra, ma si sta muovendo lentamente. E questa cosa la vedi anche tu, Strick, quando riprendi i sensi tra uno scossone e l'altro. Vedi appunto la Feminor che lentamente si sta muovendo. Molto lentamente, sembra aver ripreso conoscenza nel mezzo dell'azione. Allora l'unica cosa che faccio mentre mi avvicino è tipo tirare un calcio a un sasso sperando di colpirgli e di dargli una sveglia più in fretta, perché abbiamo bisogno di un morto. Il test morto, esatto. Tempia morto, no. Scemo. Strick, è il tuo turno. Puoi brillare. Sono tutta scossa, sì. Sto essendo scossato. Guardo Morrigan. Aspetta. Fermati un attimo, vecchia. Il scusa. Buon tempata. Il vecchio lì si sta muovendo. Oh no. Lo vedi? Sì, sì, sì. Com'è che scriveva? Scriveva. Sì, quello. Sì, quello. Lui. Sappi che non ti perdonerò mai per avermi allontanato dalla mia religione. Ora però. Cosa? Franco è la mia divinità. Ok, facciamo che muori la prossima volta. Non adesso. Adesso salviamo baracca e burattini. Va bene? Va bene. Poi potrai andare a fare tutte le feste con i pelati che vuoi. Non chiamiamole feste, chiamiamole... Questo turno sta per finire, Strick, feste, te lo dico. Feste ricreative. Allora, dove sta il vecchio? Il vecchio sta vicino all'altare. Ha tipo due caselle allora, a destra di Ravin. Allora vado dal vecchio, tipo qui. Ok. Ehi, vecchio. Cosa vuoi fare? Non c'è più tempo per parlare, puoi solo agire. Ok, ok. Allora, mentre il mio ehi vecchio in realtà è un healing world, una parola guaritrice, provo a curare. Ehi, vecchio! Porta bene. Ok, fai una parola guaritrice in chat, vediamo quanto è potente. Però oh, potente. Potentissima. Ok. Poderosa. Il come la lancio questa parola guaritrice da artificiere? Artificiere. Okay. Artefice, scusa. L'artificiere. Continuo a chiamarlo così. Prendo una boccetta con del colore che in realtà è trasparente. Mm-hmm. Ci sputo dentro. Bevo. E inizio a sputare tipo a fontanella sopra il suo corpo per curare. E ok. Poi, ehi, vecchio, stai meglio? Bizzarramente qualcosa all'interno di quella provetta di miracoloso c'era. E il signor Scrivenbark riprende un po' di vigore, un po' di colore in viso. Si gira e fa: oh! Che sta succedendo? Ma non mi sputare addosso! No, 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 non è sputare, è curare, sono due cose diverse. Oh, grazie mille. Prego. Ora ci sarò io a difenderti. E mi molo tipo lì, anche se penso che lui sia più o meno alto come me, però faccio tipo il totem così. Ok. Dovete passare sul mio corpo e sul corpo di Franco per ucciderlo. L'elementale... Non morì. Sbuca. Potete pelate! No, quanto hai fatto di furtività, Ravin? Solo per capire. Lo stavo per tirare. Stealth. Io sento queste cose intanto bofonchio, incantesimi sprecati. Eh sì, ma veramente. No. A lot is going on, cioè. Allora, quanto di percezione passiva questa dannata creatura? Fatemela vedere. Ha fatto vivere. Dove è scritto? Dove è scritto? Ok, scritto. Perfetto. Sì, 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 no, ce l'ho. Saggezza, ok, la creatura si sbuca appunto dietro la statua e si mette in questa direzione. E in realtà si... Dove sta andando? No, sto pensando, perché... Allora, Ravin si è nascosto, no? Alla vista della creatura, però non è nascosto dietro qualcosa. Adesso c'è questo braciere, diciamo che può occultare un po' la vista, però...
Boh, tipo il braciere, sono sdraiato sulle scale, per capirci, Ok, va bene. Quindi sono tipo rispetto al pavimento di sopra, D'accordo, no, no, va benissimo. sdraiato tipo così. Ci sta. Allora, si fionda su Strick e Scrivenbark. Ciao! E gli fa fare un tiro salvezza. No, se l'è fatto su se stesso. Sorella! No, l'ha fatto su se stesso, tranquillo, ho Ah, sbagliato. ok. È una sorella? No, non penso che tu abbia una sorella. E tu... Vabbè, due! Due! Non uno, due! Questa scena voglio troppo narrarla. Nuovo! Scrivenbark resiste stranamente alla cosa. Rimane sbattuto comunque, sballottato contro l'altare, quindi sostanzialmente viene annullato purtroppo la cura che gli hai fatto. Ma Strick, vedete che viene preso dal turbine di questa creatura, inizia a roteare all'interno, sin dal basso verso l'altro e poi fium, viene scagliato in mezzo alla stanza. Guarda, babba, devi scapolare. Esatto, e poi a terra di faccia, proprio strisciando a mo' di cartone animato Ah, un po' sul come quando è pavimento. stato Zembish. Sai Sì. qual è il dolore? Ancora così. Sarà l'inventario dell'aria, proprio. Beh, il volo l'hai fatto, quindi tecnicamente. Jesus. Anzi, Franco. Francis. Ok, scusami, Sullivan, è il tuo turno. Oh, Gesù. Ho già preso un tempismo. Allora, Sì, ma questa deve essere raccontata in utilizzo. chat comunque di lui. Ma l'aveva Non già lo so, raccontato, credo l'aveva già che la raccontato. sappiano. Ok. Oddio. Scusami, Sally, ma è il tuo turno. Cosa vuoi Sì, rifaccio la stessa combo di prima, fare? quindi Ok. prima uso Firebolt Sì. sull'elementale questa volta. Certo. E papà, devo tirare per colpire, no? Ma lo vedi da lì? Attacchi. Ah, colpito. Ah, perché quel robo lì No, no, è. no, No, è solo un no, mezzo metro di no. altare come Ah, ok, altezza, pensavo quindi lo fosse. vede. Poi la creatura è grossa, Colpito. proietta cose in giro, si vede, Ok, però sono due dadi dai. 10, Vai, quindi sono a quinto tira, livello. vagliene fuori una. Ottimo. Ok. Scusate, è ancora preso dall'euforia. Si è rotto il master. No, ho rotto E fortissimo. poi uso un punto stregoneria per velocizzare ancora dardo incantato Ok. di secondo livello. Molto bene. Ok, quindi tac. Quindi sono 4 dadi, 4. E ovviamente vai col D20, che adesso si è incrementato di Ovviamente. nuovo, giusto? Oddio. Yeah. It's time, di 100. Ok. Che bello quando mi piace farle innescare tantissime volte. Ma Allora, intanto io sto ancora volando, scusate. Assolutamente sì. Finché non lancia qualcosa a concentrazione, sì. Quindi se anche adesso lancia qualcos'altro non Eh smette di no, se a volare. concentrazione, sì. Aspetta, voglio leggerlo anch'io, Cosa sai, bella. calma. Madonna. Ok. Madonna. Velocemente, appena tu sfrutti, tra l'altro perfetto, super canon, Esatto, super canon. tu lanci il tuo dardo di fuoco e poi rapidamente imbrigli velocemente la tua magia, presa quasi dall'istinto di questa propria energia che fluisce dentro di te super rapidamente. Vedi che quando lanci il dardo incantato è come se la realtà intorno a te piano piano rallentasse e tu ti muovessi allo stesso movimento che tu fai normalmente, ma il mondo viaggiasse più lento. Sei come sovraccaricata da questa energia. Sovraccaricato, scusami, da questa energia. I dardi velocemente zium, 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 saettano verso la creatura e la colpiscono. Tutti i tuoi incantesimi che lancerai, che hanno tempo di lancio un'azione, possono essere lanciati anche con l'azione bonus.
Senza spendere punti stregoneria adesso. Piccolo zawardo. Ok. Per quanto? Per un minuto. Un minuto. Nice. Via. Quindi vedi sostanzialmente più tutto molto più lento intorno a te. Sei tipo, hai mai visto la gang del bosco? Sì, però non ho presente. Lo scoiattolino che va sempre ultra veloce, che quando beve tipo il caffè, la Red Bull, non mi ricordo cos'è, comincia a vedere tutto lentissimo. Scusate un attimo, ma se sei di Milano, la gang è del bosco verticale? No, del bosco in città. Damn. Pensavo che la battuta fosse tipo, ma se sei di Milano non è una cosa normale che vedi gli altri al rallentatore e tu vai velocissimo. Yeah. Era più nella lore. Eh sì, era più di lore. Ma rimanendo a Milano, Laura è il tuo turno. Milano, io. Prego, Morrigan. That's your turn. Che sta succedendo? Ok, ci siamo. Ma come, ho già colpito con la mia battuta? No, allora, io sto ancora... Sì, stai ancora volando. Fa male. Sto ancora volando, quindi a quel punto mi pento fortissimo di aver salvato quel demente di Streak. Che si è fatto lanciare in mezzo alla stanza. Sì, che si è fatto lanciare, ok, va bene, se vuole morire, ok. A quel punto c'è quel bel elementale lì che ce l'ho di fronte e voglio provare di nuovo, rimanendo comunque a una debita distanza perché io non mi ci avvicino. Io ce l'ho ancora il 7 di prima o l'ho usato? Non l'hai utilizzato. Per pararti da un colpo che ti aveva colpito, ma ti ha colpito lo stesso, purtroppo. Va bene, allora facciamo che... sì, mi sposto leggermente più indietro allora, un pochino, giusto per avere la distanza giusta per colpire, però magari... Ecco. Okay. Non si sa mai. Voglio utilizzare... non sono messa benissimo però, E se vado giù io è un casino. Uso invisibilità. Tocco me stessa e sparisco. Ok. Rapidamente il tuo corpo diventa traslucido. Ok. Hai ancora un sacco di movimento. Vuoi spostarti da qualche parte? Sì. Ciao. Ok. Ti nascondi e prendi precauzioni. Ecco. Per la tua salute. Ecco, anche diciamo. Se sono invisibile in teoria, quindi. Esatto, sì sì. No, lui giusto. Non mi vede però, giusto? No. A meno che non abbia dei particolari sensi che gli permettono di vedere cose invisibili, no. Okay. Questo lo sai perfettamente come funziona l'incantesimo. Ok, Ravin. Da nascosto proverei ad attaccarlo. Certo. Di nuovo la lama viene pervasa da boom boom, energia tonante che... Piano piano, mentre mi rialzo da sotto la sabbia come Aldo Baglio quando colpisce di testa la palla, io mi rialzo e boom, provo a colpirlo nella stessa maniera. Ragazzi, siamo a citazioni on fire stasera. La gang della del famosa bosco. Partita Italia-Marocco. Marocco. Per la gamma di legno. No, Neverwinter era Neverwinter Baldur's Gate. Esatto. Neverwinter Baldur's Gate, esatto. Sì. Madonna, meno male, era un 1. Ok, damage. Boom. Mamma mia, pizza di... Che pizza incredibile. Il tuo coltello rapidamente, di nuovo vibrando, entra nel corpo della creatura. Che è sempre uno stocco. È uno stocco, scusate. Lo stocco vortica, cercando di perforare ovviamente la creatura, non riuscendoci del tutto in realtà, ma... attiri la sua attenzione, sicuramente rapidamente si sposta guardandoti. Ok, quando io non posso usare l'azione di dodge con l'azione bonus. Nope. Non mi ricordo, non è. No, disengage, hide, dash. Esatto, perfetto. Allora molto rapidamente dopo averlo colpito, salto, tocco con l'altare il piede e vado all'indietro. Questa volta però uso catto, quindi mi acchiappo l'attacco di opportunità. Ok, te lo farà molto volentieri. Nel caso mi colpisse ovviamente di mezzo.
ti colpisce. Con un crittone, meno già. Male, di mezzo. Quindi, e poi ti metterò... Quindi sono 14. Mazz- quanti punti ferita avevi prima? Sono 13, non 14. Sì, 13. Quanti punti ferita avevi prima? Te lo ricordi? Hai ceduto di 3. Quindi... Ne avevi 36. Aspetta, vado a rivedere. 10, se non sbaglio, ne avevo... Ok, sì, quindi sei prima. A 23. No, ne avevo presi 9 prima di danni. Allora 22. Ok. 22 ferite. Rapidamente vedi tu che salti all'indietro e la creatura sferza come una frustata sul tuo corpo. Questa capriola ti permette di evitare parzialmente il danno, ma il colpo ti prende al volto e della sabbia ti entra negli occhi, l'urto ti fa sanguinare anche un po' il naso. Vieni sbattuto all'indietro, questa capriola che all'inizio sembrava molto elegante viene trasformata in una mossa sgraziata che però ti permette di allontanarti da essa. Atterro e lo guardo, sputo per terra. Ciao bello, fanculo. Fum, e me ne vado. Al vecchio. Ok, sposti vado pure dove, dove devi. 35, ah sì, perché hai fatto lo scatto. È giusto? Scatto. Certo. Ok. Adesso più, tocca a Strick. Mettimi ancora uno indietro, please. Qua così. Nella mia testa ho solo una cosa: salvare il vecchio. Prendo la boccetta rossa dalla mia cintura e la bevo. Faccio un leggero ruttino. Da quel rutto appare una sfera fiammeggiante sopra l'elementale dell'aria. Utilizzo sfera fiammeggiante. Ok. Molto bello. Una sfera di fuoco viene lanciata all'interno dell'aria che quasi lo pervade. Fallendo il tiro salvezza, la creatura subisce la metà. No, l'ha fallito. Il peperoncino. Ok. No, la metà, se... ok, sì. Come vuoi uccidere questa creatura? Come la voglio uccidere questa creatura? Ah sì, c'ho un'idea. Mi avvicino. Ok, qui tipo. Dopo che non so se la vedo bruciare o comunque vedo la sabbia dentro che inizia a sfrigolare un po', vorrei tipo dare un bacino e inizia poi a si discioglie. Ok. Cioè sì. Sostanzialmente il fuoco della tua sfera che viene generato all'interno di questo turbine di sabbia fa cristallizzare la sabbia, la fa diventare quasi come una sagoma di vetro che poi la fa andare tutta in frantumi, in mille pezzi, facendola scomparire dalla vostra vista. Rimane all'interno, al di sotto in realtà, solo il corpo, e comunque la figura di Feminor Skagenberg. Ok. Sembra che le minacce all'interno della stanza siano terminate. Non ci sono più elementali ostili. Anzi, non ce ne sono proprio, basta. Devo salvare il vecchio. Aia. L'anzianotto sembra ferito, di nuovo pallido, anche un po' sanguinante. Ha preso una botta alla testa, appunto, quando è stato sbalzato contro l'altare. Io mi alzo lentamente, sono... conciato malissimo e tipo a brandelli cammino verso gli altri, li raggiungo e mi metto a fissare il tipo Krivenbark. Ok, anche io mi avvicino tamponandomi le ferite dell'ultimo colpo. Io sto continuando intanto a svolazzare levitando, mi avvicino, però ho le costole incrinate, quindi mi tocco il petto e mi lancio addosso cura ferite di secondo livello. Molto bene. Perché va bene tutto, ma insomma. Ah, ovviamente torno visibile. Esatto, e dopo poco termina anche il tuo volare, quando arrivi appunto nei pressi della scena. Ok. L'anziano signore sembra appunto ferito. Voi vi riassestate, iniziate a guardarvi intorno appunto curiosi di quello che è successo e interrogandovi anche sul luogo dove vi trovate, nel quale siete rimasti chiusi, guardate ovviamente il signor Skrivenbark
che sembra essere l'unico ormai, oltre a voi, essere presente nella stanza. Lui sembra molto scosso, non solo dalla scena del combattimento, anzi, sembra quasi che del combattimento se ne sia relativamente accorto. Sembra scosso peraltro, appunto, molto sciupato in viso, profondamente prosciugato da energia vitale. Sembra una persona che non dorme, non riposa, non mangia da molto tempo. E lo vedete ansimare, appunto, che sta provando ad accasciarsi all'altare. E voi vi avvicinate, ovviamente. Signor Scrivenbark. Vai. No, vedete. Signor Scrivenbark, si ricorda di me? E gli appoggio una mano sulla spalla. Si aggiusta un po' gli occhiali. Sì, ti ho già visto, giovanotto. Sì, non ricordo. Si ricorda di Miss Robinson? Tutto bene, signor Scrivenbark? No, non proprio. In realtà no. Ma chi siete voi altri? Si aggiusta un po' gli occhiali. Alcuni di voi li ho già visti, ma non mi ricordo molto bene. Sì, signor Scrivenbark, intanto mi tengo comunque al fianco. Io e Strick lavoriamo qui. Probabilmente ci avrà visto qui a Candlekeep. Siamo stati incaricati dalla signora Silvira di venire a cercare lei e venire a cercare anche Alcrist, che però qua non vedo. Oh, vi ha chiamato la signora Silvira, quindi ho capito. Sì, il signor Alcrist, certo. Noi, sì, aspetta. Si cerca di rialzare. Si volta e va. Faccio piano. No, tranquillo, dovrei farci. Si volta e si appoggia all'altare su cui c'era appunto questo libro. Che lui prende vigorosamente. È un libro non troppo spesso, non è un tomo importante, però è un libro. Appunto di circa questo spessore. Con la copertina ve lo mostro subito, in realtà. Fatto così, è molto logora la copertina. Stavamo seguendo le tracce di questo libro. Questo ci ha portato qui. Io e il signor Alcrist. Che libro è? Un'oscura e strisciante oscurità si chiama. L'avete trovato? Sì, è questo. E dove stava? E poi che razza di posto è questo? Dove siamo? Questa è una cripta. Una cripta che è stata celata quando Candlekeep è stata fondata. È proprio qui che abbiamo trovato questo libro. Abbiamo cercato di seguire le tracce. E qualcuno ci ha preso in giro. Qualcuno ci ha condotto qui. E poi... siamo stati rapiti. Io non ero qua sotto prima, ma ci sono stato riportato. E perché questo libro? Dov'è il signor Alcrist? Lo vedete comunque in palese stato di shock. Sembra che stia ragionando su molte cose allo stesso tempo e non riesca a avere bene la mente lucida sulla situazione. Molte cose... Morrigan. Avete più o meno la stessa età? No. Tre. Ah, guarda. Non volevo dire questo. Mi sembra messo male. Posso porre termine a tutti i suoi dolori adesso? Non devi ucciderlo. Ah no? No. Volevo dirti un'altra cosa. Fai attenzione. Grazie per dirmi cose ovvie. Già Franco mi ha detto di stare attento. Non ho ancora cominciato a dirti le cose che ti devo dire. Quelli con i capelli. E tu sei una di loro. Sì, ma io sono amica. Sì, ma i capelli. Sì, ma un giorno non li avrò più. Strick, se me li fai cadere tutti tu. Strick. Va bene. Sì. Allora.
Io posso allora giocare a D&D con una aspetta divinità che si chiama Frankui, me ne vado. Oh, questa, il mondo è tuo. Questa è la parte della storia dove, secondo me, Silvia arriva e fa la cattiva. Anche secondo me, te lo volevo dire. Anche secondo me ti volevo dire questa cosa. Senti il vecchio che continua a tossire. Sì. Sicura che non vuoi ucciderlo? No, secondo me è stato okay fregato. Lui e Alcrest sono stati fregati. Perché uccidiamo, sono stati mandati... il bambino, allora. No, ci serve, no? È stato bravo. Ok. No, aspetta. Silvira ha mandato Alcrest e Scrivenbark a cercare questo libro. A meno che lei non volesse farli fuori, in realtà, perché erano persone scomode. Sì, ma tu non gli hai scritto niente, no? Quindi dobbiamo stare a posto. Non sa che noi siamo qui. Quindi a posto. Non avrei mai scritto una cosa del genere. C'erano due elementari dall'aria davanti. Non penso che tu ti sia messa a scrivere a lei. No? Tecnicamente l'ho fatto prima. Queste menti vecchie contorte. Detto, voi con i capelli siete di un altro mondo. Io ti ho salvato il culo pelato che hai. Te no, lo posso anche buttare per terra. Franco! Scusate. Lo vedi un'altra volta. Scusate. Scusa. Zitto, vecchio, che ti uccido. Scusami, Franco. No, scusi. Mi scusi. Può parlare. Che stavamo un attimo in una discussione tra colleghi. È una cosa importante. Lo so. Immagino. Vi guarda a Sullivan e Ravin. Tutto normale, sì. Tutto normale. Sì. Ok. Trema intanto nel frattempo, ovviamente. Un po' le ferite. Vabbè, pace. Io gli faccio così sulle spalle. Okay. Io lo guardo e rido, non so cosa dire. Poverino. Questo. Mentre. Questo libro. Questo libro è per quello. È per questo che siamo stati presi di mira. Qualcun altro lo voleva. Qualcun altro l'ha letto. Ma chi è che ha iniziato le ricerche di questo libro? Cioè, perché avete iniziato le ricerche di questo libro? Ci ha ingaggiato la signora Silvira. Lo sapeva. Aveva bisogno di trovarlo. Ma questo detto, Strick, non è una novità. Che sia stata lei a ordinare a loro di andare a cercarlo. Il problema è dove. Il problema è dove l'hanno. Lo sapevo, ecco. Il problema è dove l'hanno trovato. Bravo. Dove l'hanno trovato e. Sì. E come ci sono finiti qui? Certo che sono finiti. Un attimo a Silvira, ripeti un attimo. Che stavo attimo contemplando la mia mente da pilato mentre io che ricordavo che Silvira mi avesse detto che aveva commissionato questo viaggio a loro due. Ripeti un attimo. Cosa, che Silvira ha commissionato la ricerca del libro a Scrivenbark? Sì, e non sono stupido, non c'è bisogno che lo ripeti due volte. Ma me l'hai chiesto tu di ripetertelo. Ah, è vero. Sì, ma perché non hai preso le goccine comunque stamattina? Sì. Cioè, i capelli schermano un po' le informazioni che sono pelato, entrano direttamente, quindi puoi andare avanti, vai, dimmi pure. Ma non mi sembra, perché continuano a girare in tondo nella tua mente. Comunque, allora c'è ancora una rimembranza di Franco, quindi devi capire un attimo. Sono sensibile in questo momento. Perfetto, sei confuso, sei sensibile, va bene, tutto quello che vuoi. Il fatto è che... da solo. Alcrest, dammi la forza. Questo vecchio però mi tossisce le cuffie, è impossibile. Si metta almeno la mano davanti, si giri, si metta... Non lo so, ha una barba, si copre con la barba. Strick, il signore è in difficoltà, lascialo stare. Uccidiamolo così non... Non soffre. No. Ora come ci muoviamo? Con i piedi. Grande idea. Verso che direzione? No, aspettate. Signor Scrivenbark? Sì. Lei sa dove è Alcrest? Allora, ci hanno rinchiuso in un posto che era fuori da Candlekeep. Molto fuori. Fuori. Molto lontano. Faceva caldissimo, c'era un sacco di sabbia, esattamente come in questa stanza, molta di più. I muri erano esattamente come questa, però non era a Candlekeep, era in un altro posto. Non saprei dirvi bene dove, ci siamo risvegliati lì quando abbiamo ripreso i sensi. Ricordo che c'era un individuo
che ci ha guidato e con lui abbiamo trovato il libro. In realtà ha fatto quasi tutto lui nelle ricerche. Noi abbiamo semplicemente seguito degli indizi e poi ci ha usato. Quel tizio ci ha usato. E come sei arrivato qui? Te posso chiedere? Questo tizio mi ha detto che avrei dovuto diamine, mi sento proprio inutile, sembro una pedina. Mi ha detto che avrei dovuto dire a voi esattamente quello che sto dicendo, quello che mi hanno fatto, e dare questo libro a chiunque sarebbe arrivato qui. Ok, non penso di aver capito la situazione. Non so se lo debba fare e se lo stringe al petto. Forse non è sicuro. No. E tienilo pure, io non lo voglio. Beh, noi in realtà dovevamo soltanto ritrovare lei, il signor Scrivenbark e il suo collega Alchrist, quindi... Che qui non c'è, quindi che fine ha fatto? Il mio datore di lavoro? Ma poi tu non hai detto di essere stato rinchiuso lontano da qui, ora sei qui. Sopra ci sono i libri e le sale di Kendalki. Sì. Come sei arrivato? Non lo so, ero incosciente. Non ho visto nulla. Mi ci sono semplicemente ritrovato. Ricordo che abbiamo risolto l'enigma con il signor Alchrist e questo individuo. Non mi ricordo il nome. Diamine. Si era presentato aveva a noi. Dei tratti strani. Come era fatto? Era calvo. In realtà più glabro. Allora è una persona gentile. Beh, all'inizio sì, lo sembrava. Okay. Però anche lei, signor Scrivenbark. Decido io la spiegare. Si rasava. Magari uno che cavolo. Sono di peggio di tutti quelli che si rasano. Fanno finta di essere pelati. Ricordo il nome. Mi è venuto in mente. Si è presentato a noi con il nome di No Aslan. Aslan era un leone. No, esatto. Aslan, questo nome Morrigan l'hai già sentito? Esatto. Sì, devo aver letto qualcosa di qualcuno. Storia. Ah, che fatica vivere. Vi avevo detto il nome della setta che aveva questo logo? I guardiani delle sabbie. Perfetto. Avevi detto a me e io l'avevo detta a Todo. Storia, history, eccolo qua. 25. Porca. Aslan. Questo nome è connesso a ai guardiani delle sabbie. In realtà si dice che Aslan sia stato il primo guardiano delle sabbie, nonché fondatore di esse come culto. La gilda di questi maghi è molto antica e non si sa se ci siano ancora membri, ma Aslan era il nome del fondatore. Questo ovviamente tu lo sai da quello che avete raccolto come dati e informazioni su questo culto. Mi scusi, signor Scrivenbark, è sicuro che si chiami Aslan? Lui si è presentato con questo nome, sì, me lo ricordo molto bene, sì. Mi scusi, giusto per capire bene, lei e Alchrist avete cercato questo libro su ordine di Silvira, della signora Silvira? Siete finiti fuori Candlekeep? L'avete trovato? No, l'abbiamo trovato in questa stanza. Era proprio qui, poggiato su questo altare, dove era poco fa. Dove non avreste dovuto toccarlo, perfetto. E come vi siete ritrovati fuori? È stato quell'uomo a portarci. Quell'uomo che ci ha aiutato. Che è comparso in questa stanza? No, lui ci ha accompagnato nelle ricerche a Candlekeep. Lui era qui. Per ordine di chi, mi scusi? No, lui lo stava facendo per suo tornaconto. Ma, mi scusi, ma lavorava qui il signor Aslan? No, era un ricercatore, come si dice,
indipendente. Mm-hmm. Non l'avevo mai visto in questo luogo, però sembrava molto dotto ed era di grande aiuto per le nostre ricerche. Di grande aiuto nel cercare un tomo che è stato, di cui è stato incaricato dalla signora Silvira, e che è un tomo potenzialmente pericoloso, quindi lei si è fidato di un estraneo che non conosceva. Beh, sai come si dice, Morrigan? Ti chiami così, giusto? Ho sentito i tuoi compagni che... Sì? A volte per raggiungere un obiettivo bisogna scendere a compromessi. E... E questo era il nostro compromesso. E rischiare, fidarci. Eravamo settimane che facevamo buchi nell'acqua. Con lui abbiamo fatto progressi in pochissimo tempo. Signor Scrimenbark. Sì. Per caso lei sono detto di dire anche queste cose? No. Quindi il suo dire si è fermato a quando ha abbracciato il libro, giusto? Mi ha detto solo che sarei stato riportato qui insieme al tomo e che qualcuno sarebbe arrivato per prenderlo. Mm-hmm. Ma posso chiedere una cosa? Certo. Lei da quando? Molti anni. Questa setta delle sabbie, si chiama circa così, giusto? Una roba. I guardiani delle sabbie. Guardiani, sette, insomma, questo gruppo di spostati. Ne ho letto io. Con la mia poca cultura. Morrigan, che è qui sicuramente da meno tempo di lei, sapeva che il primo di loro si chiamava con quel nome. Come ha fatto lei e l'altro suo amico, collega, compagno, a non accorgersi di essere assieme a qualcuno di molto pericoloso? Perché non lo sembrava. Solo perché... Va bene. Sei stupido per caso? No. Ma è te. Scusi, se lei ha lo stesso nome di uno dei più potenti maghi della storia, io devo dedurre che lei sia potente. No, ma se ho lo stesso nome e cerco le cose per cui sono famoso, allora due domande te le dovresti fare. Ma... Questo tomo non parla dei guardiani delle sabbie, o quello che questo voi dite. Questo posto sì. Questo posto sì, è vero. Questo posto sì, ma questo libro no. Questo libro parla di conoscenze perdute sulla magia. Segreti di essa. Posso vederlo un attimo? Certo. Mano magica, non lo tocco. Per caso c'è una pozione anche per digerire? Non lo so. Cavolo, la stavo cercando prima di iniziare questo viaggio infinito. Ok. Mi scusi, signor Scrivenbark, avrei una domanda da farle, non vorrei che fosse una domanda fuori luogo, ma questo Aslan... Sì. Di che razza era? Le sembrava un umano? Sì, un uomo. Va bene. E comincio a sfogliare il libro. Comunque, mentre apri il libro e inizi a sfogliarlo, guardi appunto la scrittura. Le pagine sono un po' ingiallite. Sembra un libro piuttosto rovinato. E sembra scritto anche con una calligrafia piuttosto raffazzonata, non elegante. Le prime pagine ti mostrano delle introduzioni, in generale, sulla magia. La sua in generale il discorso che appunto già conoscete sulla trama, come funziona l'interazione con la trama magica e
insomma, concetti generali, probabilmente per poi andare più nello specifico. Sembra appunto più un libro scritto da un... non da un dotto, da un super acculturato in magia, ma qualcuno che stia scrivendo una sorta di saggio anche piuttosto normale. Nel mentre che leggi, sentite tutti quanti una voce. Una voce che riconoscete, tutti quanti, che già avete sentito. E la voce è quella di una bambina. La voce dice: non c'è bisogno che lo studiate quel libro, ci mettereste troppo tempo. Potrei aiutarvi io a trovarlo, il segreto di quel libro. Sentite la voce provenire dal fondo della stanza, dietro la statua. E da dietro la statua vedete comparire la ragazzina che si era presentata a voi con il nome di Kaibli. Orrigan. C'è. È la stessa bambina della sala. Nel frattempo abbiamo fatto un riposo breve, Master. No. Voglio piangere. Certo che è la stessa bambina della sala. Abbiamo visto delle impronte scendere. Che ci fai tu qui? Detto che tu a morire ammazzata qui. Uno, e due, tre, quattro. Tutti e quattro siete finiti proprio dove volevo. Che bello. È andato tutto esattamente secondo i piani. Eccola. E i piani prevedono di lasciarci vivi? Dipende dalle circostanze, diciamo. È stato così facile inscenare tutto quanto. E tu, Sullivan, sei stata di grande aiuto, sai? La tua magia è veramente bella e particolare, mi piace tantissimo. Ma tuo padre? Ah, sì! No, non è veramente mio padre. O meglio, era il padre di questa bambina, di cui adesso io posseggo il corpo. Però, beh, insomma, era semplicemente un modo per coprire le mie tracce. Possiedi il corpo? Sì. È particolarmente utile sembrare giovane e innocente quando vuoi girarti per una biblioteca fortezza. Ma non siamo qui per questo. Siamo qui per festeggiare. Siamo tutti qui esattamente dove dovevamo essere. Morrigan, Ravin, Strick, Sullivan. Sì. Siete stati molto bravi. Avete risolto tutti gli enigmi e tutte... le indagini le avete svolte egregiamente. E adesso però ho bisogno che voi veniate con me. Il signor Scrivenbark può andare. Sinceramente non mi serve più lui. Ma se voi volete recuperare il vostro mentore, Alchrist, vi conviene seguirmi. E se non vi conviene, lo farete lo stesso. Schiocca le dita. E il libro che tu, Morrigan, stavi tenendo con la mano magica, si apre nel centro, rivelando una pagina, due facciate completamente nere di inchiostro, come se fossero state imbevute nell'inchiostro. A quel punto l'oscurità si estende dal libro e vi pervade istantaneamente tutti quanti. Non vedete più nulla. Dura abbastanza da parlare? No, o... dura un istante. Okay. Vi sentite sobbalzare lo stomaco, sostanzialmente. Quando questa oscurità scompare, sentite una strana sensazione. Prima sentivate l'odore di umido delle fondamenta della città di Candlekeep. Ora l'aria è secca, calda. Un vento soffia sui vostri volti. Vi trovate all'esterno. Non siete più all'interno della biblioteca fortezza, non apparentemente perlomeno. E
Quello che vedete intorno a voi è il panorama che vi mostrerò adesso. Un cielo notturno si staglia, delle rovine vengono soffiate da questo vento in questa sorta di grande canyon all'aperto. Siete distanti da queste rovine e siete da soli. Il signor Scrivenbark è lì con voi. Anche lui sembra essere stato trasportato. Il libro altrettanto. Ma non vi è traccia della ragazzina. Mi guardo intorno. Mi guardo intorno. C'è qualcuno di ostile? No. O è deserto? Sembra deserto. Siete in quello che potrebbe essere chiamato un deserto, sì. Allora la prima cosa che faccio è sedermi e cominciare a rapidamente bendare tutte le mie ferite. Perché è un casino. Guardo gli altri. Beh, non so se voi sappiate dove siamo, ma io non sto troppo bene. Prima di muovere qualunque passo, voglio rimettermi in sesto. E non mi piace. Per niente. Quello in cui mi sono ficcato. Scrive in barca rapidamente, si guarda intorno e fa: oh sì, e questo è il posto dove ci ha portato quell'individuo. È proprio questo, me lo ricordo, quella cupola. Sì, era qui. Era qui. Perché? Perché? C'era qualcosa. Strick. Au. Forse Silvira non c'entrava poi così tanto. No, ma io l'ho detto fin dall'inizio. I bambini dovrebbero essere sterminati. Ti guardo te, Sullivan. Sì, no, ovviamente. Tutte le razze, elfi, non esistono. Ti guardo a te, Sullivan. Sì, proprio. Sì, pure tu. Io non sono più un bambino, ho 14 anni. Sei un bambino con dei piedi. Sei un bambino. Signorino Sullivan, dove siamo? Non eravamo Kent. Non ne ho idea, Archibald. Dove siamo, signor Scrivenbark? Cioè, sa come si chiama questo posto? No, ho letto solo una scritta. Sono riuscito a decifrarla grazie alla mia conoscenza parziale della lingua. Durezin era inciso su un muro in una parte della rovina dove eravamo. In che lingua è scritto? Era, non lo so, credo un comune di una particolare regione del mondo. Ha detto Foggia. Ah, era per quello. Non ho capito niente, però ok. Ha detto Foggia. Ho i nonni a Foggia, quindi io sono foggese. Perché scrive in barca, ha letto il nome di una città e l'ho detto Foggia. Dicevamo che lingua è scritto? Pugliese. Allora, basta, ragazzi. Allora, è finita la sessione, 2 secondi potete sparcazzate, tranquilli. Allora, Scrivenbark vi dice che sembra essere scritto in comune, in un comune però antico, di una particolare regione geografica, che lui conosce. Potete farmi un check di storia, per capire l'origine linguistica della parola, più o meno. Allora, 13. Attenzione.
Incredibile. Incredibilmente. 1, 20. Ok. Per chi ha fatto più di 12, sì, è una particolare regione geografica dell'est chiamata Amn, che parla una lingua arabeggiante, appunto, comunque arabofona, e il Duresin è un particolare deserto attuale dell'Amn, dove appunto sorgeva una volta una civiltà che ora è andata in rovina e di cui ora appunto rimangono solo le rovine. Vi trovate molto più a sud di dove era Candlekeep, miglia e miglia più a sud di dove dovreste essere, se effettivamente questo luogo è quello che è indicato sulle rovine. Beh, non so voi, ma io ho ancora qualche acciacco, quindi mi siedo di fianco a Ravin, mi lascio cadere sulla sabbia. Io ho bisogno di riposarmi. Signori, io non ho intenzione di entrare lì dentro in queste condizioni, mi dispiace, non ce la farei. Io non credo che sia saggio entrare lì dentro. Dopo mi spiegherete come cazzo siamo finiti. Io non voglio andare da nessuna parte, mi sdraio qui e faccio un pisolino. Muore. Sì, anch'io faccio un pisolino, ma se vogliamo tornare a casa, beh, vedete forse dei portali in giro? No, io non ne vedo. No, però aspettate, venite vicino a me, ci penso io a proteggervi. Dobbiamo capire cosa fare. Assolutamente, dobbiamo capire. Inizia a tipo tracciare con un dito un segno per terra circolare. E intorno a voi rapidamente si forma come una capanna che vi protegge. Bello, e vi nasconde. E sembra dall'esterno una roccia. Il vento smette di soffiare all'interno. Il vento sabbioso smette di soffiare all'interno di questa cupola. E la sabbia rimane all'esterno. Solo un piacevole brezza rimane. E riuscite a riposare tranquillamente. Nella prossima sessione discuteremo cosa fare. Beh, siete sopravvissuti a un combattimento molto difficile. Madonna. Molto difficile. E sono contento che abbiate intuito di dover rompere la gemma prima. Cosa sarebbe successo? Chi l'ha intuito? Chi l'ha intuito? Brava. Allora, cosa sarebbe successo? Quella tipo di di artefatto era un artefatto che interagiva casualmente con gli incantesimi che lanciavate. Se venivano lanciati 3 incantesimi dello stesso tipo di scuola di fila, l'ultimo che veniva lanciato veniva replicato su una delle statue. Ok? Quindi ad esempio, tu prima hai lanciato un incantesimo di illusione, la gemma si è illuminata di un colore azzurro. Poi sono stati lanciati qualcosa come 80.000 incantesimi di invocazione. Rossi. E quindi rossi a manetta. E poi, se non sbaglio, forse solo uno di un altro colore. Quindi le statue venivano alterate a seconda di quello che succedeva. Se le statue venivano distrutte, la statua diventava un elementale aggiuntivo. Figo. E quindi era una difficoltà in più, però ve ne siete accorti per tempo e avete preso precauzioni. Quindi non aveva particolare, aveva 25 punti ferita la gemma, quindi l'avete distrutta abbastanza velocemente. E niente, that's it. Però era tosto, perché quando ho visto Streak che è andato giù con un giro di attacchi, ho detto, oh mamma, qua rischi che faccio il TPK subito. Ma anch'io, cavolo, mi hai lanciato via e sono rimasto con 2 punti ferita. Meno male che ho la roba di dimezzare i danni, perché altrimenti sarei crepato. Eh sì, ti aveva anche crittato su di te. Infatti. Meno male che Sullivan, per puro culo, mi ha buttato addosso un volare e io quindi ho potuto raggiungere Streak, perché era un po' troppo lontana. Ma questa campagna l'abbiamo vista che è all'insegna del caos, quindi solo il caos può salvarla. Non so se avete capito. Cioè, il caos è anche all'interno, cioè, della mente dei nostri personaggi, quindi a posto. Tra l'altro l'84, quello che pensavi che fosse, l'hai letto? Qual era? Sì, è infatti per quello che ho chiesto conferma. Ogni creatura entro 30 piedi da chi? Dall'incantatore subisce un di 10 danni necrotici e lui si ricarica del danno inferno. Ammazzavi tutti? No, sarebbe morta solo Sullivan, perché era l'unica entro 30 piedi. E no. E era l'unica entro 30 piedi da E ma...
No, Sullivan. Aspetta, Sullivan. Attiva l'effetto. Ti dicevo, esatto. No, io ottenevo. Ti, ti danneggi, ti curi. Beh, no, dipendeva. Dipende perché io ero a 30 su 37, quindi dipende dal D10, perché se il D10 fa 1. Ah, sì, certo. Sì, 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 ovviamente, ovviamente. Però nel caso in cui saresti potuta morire tu. Col numero massimo, sì. Ho già, ho già. Sì, sì. Quindi, adesso ricordiamoci quanto è la percentuale di innesco dopo tutte queste attivazioni. Ma come funziona la percentuale? L'hai cambiata? Allora... noi stavamo facendo adesso che ogni volta è un numero in più, esatto. Quindi tu sei partito dal 20, però cioè, teoricamente è che ogni volta che se ne attiva uno si resetta. Ok. E quindi fa 20, 19, quindi adesso dovremmo ripartire ancora dal 20. Giusto. Ottimo. Perché si è attivato entrambe le volte. Okay. Yeah. That's nice, molto figo. Comunque persone in chat chiedevano della strisciata di faccia di lui. Ok, vai. Aneddoto iniziale e aneddoto finale di conclusione live. Sì. È così doloroso ricordarlo. Con questo chiuderemo la sessione qua. Allora aspetta, prima ricordiamo semplicemente i ragazzi com'è è stato fatto. Ricordatevi che la prossima live, che è l'ultima di questa campagna, sarà giovedì 28, se non sbaglio, aprile. Sì. Alla solita ora, quindi ritorniamo al giovedì normale, finito l'orario sballato pasquale. E ovviamente ricordiamo tutti, ringraziamo di averci seguito eccetera, e, ma facciamo i saluti bene fatti dopo. Modena, il play 21-22 maggio ci saremo noi che giochiamo dal vivo, quindi ci sono ancora 5 posti disponibili. Se non l'avete ancora fatto e sarete alla fiera, prenotatevi, non vi costa nulla e potete assistere a una giocata dal vivo, appunto, ci siamo io, Laura, Giada, Emilio e Viola, che è Storie di Vapore, versione dal vivo, però non solo podcast. Ed è il 21 maggio dalle 16.30 alle 19.30. Esatto, esattamente. Quindi andate, mi raccomando, siate numerosi, finite i posti, che vogliamo anche vedervi e parlarvi ogni tanto. Esatto. E poi se venite, ci trovate tutti, tutti quelli che vedete qua in, in live adesso, esatto, saranno a Modena. Ci siamo. Anche lui. Anche lui. Con... una cicatrice che vi spiegherà adesso come si è fatta. Allora, abito in un paese che è pieno di discese e di conseguenza anche di salite, perché se una da una parte è una discesa e dall'altra è una salita, questa è la prima cosa, certo, che bisogna imparare. Bene, ecco, ah, la logica. Ho preso una discesa un po' troppo veloce, senza, fosse una salita. senza frenare. Un po' troppo veloce, stai andando ai 100 all'ora. No, per certo, no, però sui 65. Era molto pendente questa discesa, in realtà dall'altra parte era una salita. E a un certo punto il terreno da asfaltato è diventato... accidentato. Accidentato. Terra battuta bianca. C'è stata una curva molto larga, però una di quelle curve larghe dove tu non freni se sei pazzo come me in bici, però non vedi cosa c'è dall'altra parte. Bene, non ho frenato e appena dietro al mio punto cieco c'era un dosso di terra. Io ho preso il dosso, la mia bici ha fatto così, cioè il sedile si è innalzato, io sono volato, non so per quale motivo sono svenuto nel volo, e quindi io sono perché io ho le mani, qualcosa sì, però le mani erano tutte a posto, ho fatto... Mentre, comunque ha fatto esattamente come Strick, a mo' di cartone animato di faccia, sì, sul pavimento. Esatto. Adesso non ci capisci anche da qualche altra parte. Quindi insomma, se volete vedere lui dal vivo sopravvivere in qualche modo agli ostacoli che si pone da solo davanti per ostacolare la sua stessa vita, sopravvivere, venite a Modena, così se potete guardare questo fenomeno umano dal vivo. Se venite all'evento, me lo dite, me lo scrivete su Instagram, sul Bar Taglia Legna, che vi preparo anche voi le cerbottane, così possiamo sputare a quelli che fanno dal vivo, quelli che fanno dal vivo. Se mi dite anche il nome, ve le personalizzo. Il vostro nome. Così appena so bene qual è. Vi personalizzo anche le palline, ve le salivo. Lui venditore di cerbottane. Le salivo prima. Prima ve le ciuccia tutte e poi ve le dà tipo tucera con le palline tutte ciucciate e sputate. C'è il Covid. È già pronto.
Dio santo, ragazzi. La follia basta. Oh, amico tuo, eh. No, infatti, è questo, per questo che è amico mio. Proprio per questo. Signori, vi ringraziamo ovviamente per essere stati con noi fino a quest'ora tarda. Speriamo che la giocata vi sia piaciuta, vi abbia divertito. Almeno la metà che vi abbia divertito a me, perché io sto morendo dal ridere, ho male di pancia. Cioè, proprio quando faccio le campagne con queste persone, io almeno una volta rido proprio di gusto come non rido mai nella mia vita. Quindi... decore. Quindi, ragazzi, grazie di tutto, grazie di essere con noi, di condividere tutto questo assieme. Mi fa piacere. Ringrazio i giocatori che ancora una volta sono qui a giocare con me, ovviamente. E ci vediamo giovedì prossimo con l'ultimo episodio, quindi se ve li siete persi passate per l'ultimo. Ci vediamo presto, bacioni e buonanotte. Grazie. Notte. Ciao. Notte.